Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi 17 giugno. Vediamo subito quali sono i titoli dei giornali fondamentali oggi. La questione economica per il Corriere della Sera, che titola "A rischio 1 milione di posti di lavoro". Insomma, il Corriere della Sera mi sembra che sia l'unico giornale che è diventato un po' meno filo governativo a credere che stia avvenendo qualcosa agli stati generali che si tengono a Villa d'Ora Pamphilj e si terranno fino a domenica, cioè una monumentale, gigantesca passerella per il Premier Conte, che poi vedremo sulla stampa. Ne ha tratto forse qualche beneficio. Beh, questa passerella del tab degli Stati Generali ci crede soltanto ormai il Corriere della Sera, perché così titola in prima pagina, ma in realtà si capisce perfettamente che sono solo chiacchiere senza tra l'altro grande distintivo. La Confcommercio denuncia questa mancanza di posti di lavoro a settembre, 270.000 imprese che falliranno, che non riapriranno, che riusciranno a farcela. E sapete qual è la risposta del governo? Beh, il governo dice che ci sarà un piano a settembre, è una cosa generale. Giorgio Aug! Era un po' che non sentivo e non vedevo Giorgio Tocchi in diretta. E il governo dice piano a settembre, fantastico, quelli saltano e noi facciamo il piano a settembre. Il problema è che bisognerebbe far capire al governo che ci sono i disoccupati, i cassi integrati, le persone che non ce la fanno, che in realtà sono persone che fino a ieri ce la facevano e da un giorno all'altro, perché da un giorno all'altro c'è stato il lockdown, non ce la fanno più. Spiegare questa cosa molto semplice al governo che sta lì e che si fa le pippe, diciamo le guleie, è un po' complicato, ma il governo ascoltasse bene, voglio dire, i sondaggi e soprattutto il fatto perché tutto va bene. Conte rimanda l'Italia a settembre, titola La Verità, e ha perfettamente ragione. Su Bonomi, il nuovo presidente della Confindustria, scalpitante nuovo presidente della Confindustria, che lo ha criticato in tutti i modi, appena diventato presidente della Confindustria, cioè da poco più di un mese, beh, il tono di Conte è come sempre sprezzante, perché dietro a quell'aria educata, cioè voi poi qualcuno se lamenta, porro, quanto urli, quanto sei cattivo, quanto sei maleducato, poi in realtà le cose si possono dire col sorriso ed essere molto peggiori di quelle che io dico, diciamo, come posso dire, un po' in maniera agitata, ecco. Beh, perché quando il Presidente del Consiglio si permette di dire, rispetto al Presidente degli Industriali Italiani, che i nuovi insediati hanno ansia di prestazioni, ma come cazzo si permette il Presidente del Consiglio di dire una cosa di questo tipo nei confronti del Presidente degli Industriali, che io non ho mai difeso, non è my cup of tea, ma voi capite che questo è uno schiaffo in faccia, come per dire, ma sei appena arrivato là, vuoi fare il fenomeno. Poi, tra l'altro, insomma, questa obiezione che il Presidente del Consiglio fa al Presidente degli Industriali, beh, insomma, si potrebbe anche rivolgere al Presidente del Consiglio, che non mi sembra che sia uno che ha una grande storia politica, anzi, l'unica storia politica che gli riconosco è quell'abbraccio a Di Maio quando vinsero le elezioni, abbraccio che oggi non è andato. Ragazzi, c'ho il microfono, è collegato all'iPad, purtroppo il collegamento da qua non è molto buono, lo so che c'è un problema di audio, purtroppo non dipende da me, microfono nuovo, iPad nuovo, attacchi nuovi. Benissimo, quindi Giusy, io non so se poter urlare, ma questa è la situazione in cui mi trovo. Intanto, come stanno andando le questioni in economia? Beh, le questioni in economia stanno andando bene negli Stati Uniti, almeno a guardare la borsa. E sapete perché vanno bene negli Stati Uniti a guardare la borsa? Perché la Fed e anche la Bank of Japan hanno fatto un piano di rilancio mostruoso e in più Donald Trump, anche se non si può dire, questo è il titolo del Sole 24 Ore, per carità, che cosa ha detto? Che vorrà investire mille miliardi di dollari in infrastrutture, mille miliardi di dollari in infrastrutture. Ieri le borse sono salite. Savona, il presidente della Consob, nella sua relazione ieri, ha proposto una roba da economista, non so quanto possa servire, bisognerebbe approfondirla. Fabio Tamburini oggi dice che comunque ha una visione generale, Savona, a differenza di tanti altri, doveva essere, come vi ricorderete, ministro dell'economia del passato governo e fu invece non gradito dal presidente Mattarella, è diventato presidente della Consob. Beh, Savona, da economista, dice facciamo una cosa, saluti a Michele che vedo che si è collegato ora, facciamo una cosa, facciamo un prestito irredimibile, scontato fiscalmente, cioè che non ha nessun peso fiscale, al 2%, perché c'è un sacco di risparmio degli italiani, cioè il risparmio degli italiani è di 4.400 miliardi, gli diciamo se vogliono comprarsi questo BTP che non scade mai, che loro terranno sempre nel loro portafoglio a meno che lo vendano, e renderà il 2% all'anno e in realtà non graverà sulle fisco e sulle tasse di queste persone. Come voi sapete, oggi sia gli interessi sia i capital gain, cioè i guadagni in conto capitali, anche sui titoli di Stato sono tassati, meno che per azioni e obbligazioni private, ma sono tassati. Questa è una proposta, boh, ci saranno
italiani saranno più o meno obbligati a farlo? Staremo a vedere. Intanto è stata aperta un'inchiesta sulla cosiddetta valigetta da 3,5 milioni di euro che sarebbe arrivata a Casaleggio. Io ci credo poco. Caccia al tesoro è il titolo del giornale. Staremo a vedere se troveranno qualche cosa. Renzi dice bisogna indagare sulle, ha fatto ieri dichiarazioni, bisogna indagare sul Movimento 5 Stelle così come si indagò sulla Salvini. Ed è esattamente il motivo per il quale sia Belpietro sia Feltri, con due pezzi molto simili, dicono ragazzi qua veramente due pesi e due misure, perché quando si trattava di indagare sulla Lega per i loro soldi del Metropol, che vi ricordo sarebbe stata una commissione per la vendita di petrolio grezzo all'Eni intermediario da quattro cialtroni, una roba veramente incredibile, così come è incredibile secondo me che Gianroberto Casaleggio si sia preso una borsa da 3,5 milioni, ma in quel caso mesi di polemica nei confronti del Movimento 5 Stelle, e qua dicono Belpietro e Feltri, non mi sembra che ci si stia menando troppo la frittata, in realtà si mena come secondo me, perché la vicenda è ancora in piedi, staremo a vedere nei prossimi giorni cosa esce, però l'altra cosa bellissima in questo momento è il casino del Movimento 5 Stelle. Oggi Bucani, che è uno dei fondatori, l'uomo vicino a Casaleggio, dice no al direttorio, che è un'altra delle ipotesi. Cioè questi si stanno scannando per un congresso, per un direttorio, per un leader, per gli iscritti, per un voto. Il movimento che doveva aprire il Parlamento è diventato straordinariamente l'ultimo grande partito della Prima Repubblica. Fra un po' vorranno togliere anche la regola del doppio mandato, secondo me farebbero benissimo, perché non ha senso avere sempre questa circolazione della classe politica, così ci troviamo altri 300 inesperti come ci siamo trovati nelle ultime elezioni, ma è loro su questo ne hanno fondato il DNA del partito. Guardate che finisco su Carminati, però altre due notizie di economia. Nasce la nuova Alitalia, dice il Messaggero che apre su questo, ma se andate a leggere nei pezzi di Umberto Mancini, sempre molto puntuale, si stanno scazzando sui vertici di Alitalia. Abbiamo trovato, ciao Willy, abbiamo trovato 3 miliardi per Alitalia, 8 per Lufthansa e tanti altri soldi, di 5 o 6 per Air France, abbiamo trovato i 3 miliardi per l'Italia che paghiamo tutti noi, ma i politici su cosa litigano? Non sui nostri soldi, su cui dovrebbero litigare, cioè gliene diamo troppi, gliene diamo pochi, sono soldi di Porro, sono soldi di Aung, sono i soldi di Babbo Natale, no, su quelli non litigano, tanto che cazzo gliene frega, sono soldi nostri, su cosa litigano? Sui vertici dell'Italia, io la trovo straordinaria, non si litiga sui soldi, ma si litiga sui vertici, perché lì si deve decidere chi mettere là, quando dentro ci sono tutte le persone che potrebbero fare di Alitalia un'azienda un po' più seria rispetto a queste in cui arrivano i super manager da in giro per il mondo che combinano casini, vi ricordate quelli di Etihad, per dirne soltanto uno? Quindi scontro Movimento 5 Stelle PD, scrive Messaggero, proprio sui vertici dell'Italia, mentre su Atlantia sostiene la stampa, avrebbe vinto Di Maio. Leggendo i pezzi cosa si capisce? In Atlantia, la società che controlla le autostrade italiane, Di Maio vince perché dice: vi tolgo la concessione se non fate entrare nel vostro capitale cassa, depositi e prestiti e fondo F2I, il fondo delle infrastrutture sempre pubbliche. Chiaro? Straordinaria la storia, insomma, che se arriva un pezzo di pubblico andrà tutto bene. Ghisleri dice oggi sulla stampa che l'unico leader che ha guadagnato consenso in questo anno è l'anno d'oro di Conte, più 5,5 punti di fiducia nei suoi confronti, segue soltanto la Meloni con 2,5 punti di fiducia, il resto è una lettera di Zingaretti a Repubblica che dice dobbiamo avere dei dati più certi su come e chi potremo giudicare in Egitto per l'omicidio orribile di Regeni. Ma la cosa è giusta, è sacrosanta, ma su questa cosa si mette in discussione, battaglia di Repubblica, diciamo, pre-Fiat, chi si mette in discussione? Queste due fregate che noi abbiamo venduto agli egiziani, quindi si dice, se non risolviamo Regeni, non gli vendiamo le fregate. Bellissima idea, così le conseguenze di questa vicenda è dare ancora noia. Certo, non risolveremo il caso di Regeni, ma abbiamo creato un grande caso per delle aziende italiane che avrebbero potuto avere un po' di ossigeno e di vita. Ma noi non ci svendiamo agli egiziani, ci svendiamo ai cinesi, ci svendiamo ai russi, ci svendiamo ai turchi, ci svendiamo agli americani, ci svendiamo a tutti, ma non agli egiziani. Benissimo, andiamo avanti così, perché poi dopo il lavoro ce lo daranno i grandi moralisti a schiena dritta di Repubblica. Grandi schiene dritta e moralisti sono quelli del fatto che
ancora oggi Travaglio, dopo una settimana, è voluto ritornare piagnucolando. Voi che dite che prendiamo il finanziamento pubblico? Noi abbiamo usato una legge del 96. È ovviamente falso, hanno usato una legge non del 96, ma che è stata fatta col decreto rilancio. Ma comunque facciamoglielo dire, perché quelli là, se no, si mettono a piangere perché pensano di essere uguali a tutti i giornali orrendi che hanno avuto il finanziamento pubblico. Una cosa è avere il finanziamento pubblico che hanno avuto giornali, il Foglio, Libero, sono d'accordissimo con lui, ma il punto vero è che non si può dare una gradazione al moralismo, e lui la dà, o alla pubblicità in senso di pubblico che uno ottiene. Anche lui si è preso un pezzo di aiuto pubblico. Io voglio dire, toc toc, ragioniamo semplici, amici. Avete un'azienda, perde 1,5 milioni di euro. Avete un'azienda, ha perso 1,5 milioni di fatturato. La stessa azienda in tempi record si riesce a far prestare con la garanzia al 90% 2,5 milioni dall'Unicredit con garanzia pubblica. Secondo voi questa è una cosa che sta avvenendo in tutte le aziende italiane? No, io ve lo chiedo, perché probabilmente tutte le aziende italiane che perdono 1,5 milioni di utili e perdono 1,5 milioni anche di fatturato vanno ad Unicredit. Io dico, senti Unicredit, mi presti 2,5 milioni che poi c'è una garanzia dello Stato del 90%, le ottengono tutti questo prestito. Io sono sicuro che io, se vado là, mi danno i soldi, anche se ne perdo tantissimi. E poi, tra l'altro, questi soldi a cosa servono? Il rischio che le edicole non ci paghino. In realtà, secondo me, il rischio è che loro non paghino i loro fornitori, tipo le tipografie, ma questo, insomma, è un sospetto che non voglio neanche per un secondo adombrare, anzi, non lo so obiettivamente, quindi io mi fido di quello che dicono loro. Una sola cosa dico: in questo mondo loro hanno utilizzato questa legge con grandissima capacità. Vorrei avere il loro direttore finanziario, perché sono certo che le aziende italiane hanno molto da imparare su come ottenere soldi in prestito dalle procedure che il Fatto così diligentemente ha portato a casa. Carminati libero dopo 5 anni, e il Fatto dice: complimenti alla Cassazione, dice il Fatto. Non è complimenti alla Cassazione, amici miei. Lì la cosa è molto semplice, e la spiega Ferrara e anche Sansonetti sul suo giornale riformista in maniera molto semplice. Chi di voi sa quanto tempo è stato in galera Carminati? Ve lo dico io, e lo dice Ferrara: 5 anni e 7 mesi. Chi di voi sa perché esce Carminati? Non perché ha scontato la pena, ma perché non sono riusciti ancora a condannarlo. E allora di chi è la colpa? La colpa è semplicemente di chi gli aveva dato la mafia, l'aggravante mafiosa, e la Cassazione, che non mi sembra tenera sulla mafia, ha detto: ma quale aggravante mafiosa? E tra l'altro, a questo signore, proprio perché gli avevano dato l'aggravante mafiosa, gli hanno fatto fare 4 anni al 41 bis, mentre quelli del 41 bis oggi escono dal carcere perché stanno male, caso Zagaria, il che è legittimo. Se stai male e non c'è un modo per curarti, altrimenti, secondo me, in un paese normale, anche al 41 bis puoi uscire. Dall'altra parte, se esce Carminati, è un disastro della giustizia, non di Carminati e non della Cassazione. Se questi avevano inventato mafia capitale, come ci ricorda Ferrara in un pezzo favoloso, in cui ci ricorda come era stato, i romani erano stati terrorizzati da mafia capitale perché siano stati messi nelle condizioni di votare una sindaca terrorizzante, la Raggi. Grazie a mafia capitale vincono, perché basta con la mafia a Roma. La mafia non c'era a Roma, c'erano dei corrotti, e i corrotti anche hanno come massima pena 8 anni. Quindi che cosa vuol dire? Che se tu passi 5 anni e 7 mesi in carcere, cioè 2/3 della tua pena l'hai passata in carcere prima di una sentenza definitiva, se non sei nelle Filippine, diceva, no, nel Venezuela di Maduro, tu esci dal carcere ed è giusto che sia così. Chiaro? A me non me ne fotte nulla, nulla di Carminati, nulla di Zagaria, ma se ci sono delle leggi si rispettano, se no viviamo nella dittatura di Maduro. O, come racconta Ferrara, nella dittatura filippina, per cui si tagliano le gole e si buttano nelle fosse delle prigioni gente senza nessuno che le giudichi. Io vorrei una sentenza e un carcere sicuro, certo, definito, senza grandi alleggerimenti, ma ci vuole una sentenza definitiva in un paese normale. E oggi
su Carminati abbiamo capito che il paese normale c'ha molto poco. Nel frattempo nota qualcuno, il grande giudice che fece la conferenza stampa, che imbastì tutta questa roba, Pignatone, che fine ha fatto, se n'è andato via, meglio che le sue intercettazioni con Luca Palamara non si sentano, ed è rifugiato, dice qualcuno, in una comoda poltrona in Vaticano. Ma questi sono pettegolezzi che non conosco a sufficienza. Vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani. Ciao!